noi eravamo non qui ma qui vicino l'anno scorso nel medesimo formato a ricordare un fatto che non si può sostenere: l'immortalità dei valori della Resistenza senza riconoscere che quei valori sono universali e pertanto oggi applicati soprattutto in Ucraina contro l'invasore russo. Questo è il punto di partenza e qui c'è, signori, il nodo irrisolto di questo paese. Da un lato l'idea che si celebrano i valori della Resistenza come valori di parte, disconoscendo il contributo dato dalle forze anglo-americane a quel processo di liberazione, disconoscendo la forza e il valore delle formazioni azioniste, cattoliche, liberali, repubblicane, che spesso non solo hanno contribuito a liberare l'Italia, ma l'hanno fatto con uno spirito che rifiutava l'assoggettamento a ogni altra potenza antidemocratica. E dall'altro lato la difficoltà a usare parole, parlo della destra, che sono parole chiare, nette, definitive sulla questione del fascismo. Io penso, non da oggi, che il problema con il fascismo è un problema soprattutto di natura culturale. Esiste in questo paese un pezzo rilevante della popolazione che ritiene che il fascismo è stata una dittatura morbida, il cui unico errore è stato quello di allearsi con Hitler, che in fondo ha fatto anche cose buone, ma questa battaglia è una battaglia culturale che va combattuta sul piano culturale. Bisogna che di questo fatto si parli a scuola, che le letture e anche la conoscenza diretta dei posti e dei luoghi in cui il fascismo ha compiuto azioni aberranti vengano conosciuti dagli studenti italiani. Basta andare a Milano e visitare il binario dove fascisti insieme ai nazisti mettevano sui treni verso le camere della morte bambini, vecchi, giovani, ebrei, per capire di che cosa si tratta. Noi non eravamo lì come spettatori delle malefatte altrui o dell'orrore assoluto altrui, noi eravamo compartecipi di questo e oggi questo fatto è molto dimenticato nel paese. Non bisogna politicizzare la liberazione, bisogna dargli un contenuto che sia di riunificazione nella verità. E ripeto, la verità è che quei valori sono valori assoluti perché tengono insieme la libertà insieme alla pace, che sono elementi che non si possono scindere. Parlare di pace a prescindere è quanto di più contrario ai valori della Resistenza uno possa immaginare. Questo è quello che eravamo qui ad affermare l'anno scorso a Largo Argentina, questo è quello che siamo qui ad affermare oggi. La libertà, la felicità viene dalla libertà, ma la libertà viene dal valore, diceva Pericle in un famoso discorso sulla democrazia, e questo è valido ancora oggi ed è valido per sempre, e questi sono i valori universali della Resistenza che siamo qui noi ad affermare. Grazie.